saluto da Ivan Paparella, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Oppo A96, un dispositivo che va a collocarsi un gradino sotto alla prestigiosa serie X di Oppo, ma in realtà anche sotto la famiglia Reno. Uno di quei telefoni, in realtà tutta la gamma A ospita una serie di smartphone che hanno quel compito abbastanza gravoso di andare a fronteggiare la concorrenza in un segmento di mercato strategico che è quello sotto ai 300 euro, dove c'è necessità di esitare un alto numero di pezzi venduti, ma bisogna riuscire a far combaciare le esigenze di costo finale per il consumatore con una esperienza d'uso positiva. Target assolutamente centrato anche da questo telefono. Adesso vediamo anche di scoprire quali sono le sue caratteristiche peculiari di funzionamento, ma prima volevo concentrarmi anche sul fattore estetico, perché anche questo A96 riesce a riprendere parte dello stilema visto anche nel resto della gamma Oppo, con degli elementi comuni che ritroviamo in una eleganza di insieme che c'è anche in questa fascia di prodotti, un buon livello di costruzione. Tra le altre cose, questo A96 ha questa finitura glow che abbiamo sia nella versione celeste, quella che abbiamo noi, ma c'è anche una versione nera che a me piace moltissimo. Sono entrambe caratterizzate da questa superficie leggermente ruvida, opaca, che trovo molto piacevole, molto resistente, perché si sporca proprio poco poco. Oltretutto la versione celeste ha questa caratteristica di riuscire ad essere leggermente cangiante in base all'incidenza della luce, quindi anche molto particolare. Parlavo di stilema, lo ritroviamo assolutamente anche nell'isola della fotocamera, ma ci ritorniamo tra qualche istante. Un telefono che riesce ad essere anche particolarmente facile da trasportare, perché pesa poco più di 190 grammi, quindi è abbastanza leggero, uno spessore di circa 8 mm, quindi un telefono adatto, un po' come si può dire, per tutte le stagioni. Parliamo anche di prezzo, perché è importante. Prima vi parlavo di una collocazione strategica, no? Quella di mercato. 299 euro, questo è il listino del telefono, si può trovare già abbastanza facilmente anche a 20-30 euro in meno. Tra le altre cose, sul sito ufficiale di Oppo lo potete acquistare anche con alcuni bundle interessanti, con la band, con altri accessori, quindi eventualmente dategli un occhio. Parliamo di display. La diagonale è da 6,59 pollici, un pannello IPS LCD con 20 noni per ciò che riguarda l'aspetto di forma, e risoluzione 1080x2412 pixel. Il pannello è impreziosito dalla frequenza di aggiornamento a 90 Hz, che rende tutto più fluido, più dinamico da osservare. Direi piuttosto buona la resa colore, conferma ciò che oramai conosciamo da un sacco di tempo, cioè una ottima resa del colore. Direi che è la caratteristica migliore dei pannelli IPS, più che altro per la fedeltà cromatica, per il realismo delle immagini che riusciamo ad apprezzare, con invece magari un livello di contrasto di saturazione che vede sicuramente in vantaggio i pannelli AMOLED. Però un display che a me è piaciuto, io apprezzo moltissimo anche questo tipo di tecnologia, direi che va benissimo anche per questo smartphone. Nella parte superiore abbiamo una fotocamera frontale, la capsula auricolare, nella parte inferiore i pulsanti che ci permettono di interagire con Android 11, su cui lavora la ColorOS 11.1 di Oppo, quindi non c'è ancora Android 12 su questo dispositivo. Al solito, se volete, potete utilizzare anche le gesture al posto dei pulsanti. Vi parlavo prima di un spessore di 8,4 mm, nel pulsante di accensione è incorporato anche il fingerprint, un fingerprint che funziona veramente molto bene, veloce, a portata di dito, un'ottima realizzazione. Nella parte superiore abbiamo soltanto il microfono secondario. Qui sul profilo di sinistra abbiamo il controllo del volume e qualcosa che a me piace tantissimo, ossia un triplo slot, due SIM più l'espansione di memoria. Quindi potete utilizzare serenamente tutte le potenzialità dello smartphone senza rinunce. Altra cosa che ho apprezzato tantissimo è la presenza del jack audio da 3,5 mm. Peccato che queste caratteristiche le si ritrovi oramai solo in un certo tipo di segmento del mercato, ma per fortuna riusciamo ad avere accesso ancora a queste opportunità. Altoparlante di sistema, connettore USB di tipo C e microfono principale. Spostiamoci nella parte posteriore. Vi parlavo della fotocamera. La fotocamera è molto carina nella sua realizzazione
estetica. Forse dal punto di vista strutturale si poteva osare un pochettino di più, perché c'è un sensore principale da 50 megapixel, quindi un sensore anche piuttosto generoso dal punto di vista della risoluzione, ma c'è soltanto un sensore secondario da 2 megapixel per gli effetti di profondità. Di fatto manca la lente ultra wide, e questo è un po' un peccato, perché è certamente qualcosa di molto utile, è diventato quasi uno standard anche in queste fasce di prezzo. Però c'è una buona fotocamera da 50 megapixel. Adesso vi faccio vedere anche come funziona. Ottime notizie anche per ciò che riguarda la batteria: 5000 mAh con anche un sistema di ricarica a 33 watt, che non arriva magari agli 80 watt che abbiamo visto sui top di gamma, ma che garantisce un livello di ricarica piuttosto rapido che nella quotidianità si apprezza moltissimo. Oltretutto, la batteria, in collaborazione con un reparto hardware ben strutturato, riesce a garantire un ottimo livello di autonomia, veramente un'ottima autonomia. Se arriva a sera senza il minimo problema, con un pochino di attenzione ce la fate anche ad arrivare magari a metà della giornata successiva. Vi parlavo di hardware, quindi descriviamolo subito. C'è la presenza di Snapdragon 680 a bordo di questo dispositivo. Noi stiamo provando la versione con 8 giga di memoria RAM. Tra le altre cose, vi segnalo la possibilità di espandere la memoria RAM, non solo quella di archiviazione. In questo caso io ho scelto l'opzione intermedia, che aggiunge 3 giga di RAM, ma potete aggiungere addirittura 5, quindi il totale è 13 giga. Avete un quantitativo di memoria RAM notevole. Vi ricordo che questo sistema va ad allocare parte della memoria fisica nella disponibilità della memoria RAM. Ecco che in questo caso avete quindi tanta RAM a disposizione. È sicuramente qualcosa di particolarmente utile anche su macchine di questo tipo, perché non avendo a che fare con reparti hardware estremamente potenti, può essere aiutata nella gestione di tutti i processi attivi con una grande disponibilità di memoria RAM. Ecco, una cosa che invece manca su questo telefono, ed è bene sottolineare, non c'è supporto per la rete 5G, quindi un telefono che va esclusivamente in 4G. Devo dire che secondo me non ne si sente poi neanche molto la mancanza, perché viviamo in un paese dove ancora il 5G è una tecnologia non perfettamente consolidata su tutto il territorio. Vi parlavo di Android 11 con ColorOS 11.1, un'interfaccia che ritrovo sempre con piacere, un'interfaccia stabile, potente, con tante funzioni, molto bella anche dal punto di vista grafico e molto personalizzabile anche dall'utente. Qui possiamo vedere la possibilità di lavorare sugli sfondi, sui set delle icone, su tutti i colori di riferimento che vanno ad animare l'interfaccia grafica. Andiamo a vedere qui anche ciò che riguarda la schermata iniziale, che può essere personalizzabile. Io scelgo sempre il drawer perché lo trovo più comodo. Potete anche lavorare sul layout della schermata, quindi io in questo caso abbiamo le colonne da 4x6 per ciò che riguarda le icone, ma veramente il livello di personalizzazione è importantissimo. Modalità scura facilmente attivabile, si può attivare la modalità automatica di luminosità automatica, la rotazione automatica. Adesso c'è lo schermo attivo per 10 minuti per evitare che si spenga in continuazione durante il video. Si può lavorare anche in maniera abbastanza raffinata sulla resa del colore, ma prima vi parlavo anche della frequenza di aggiornamento del display, che può variare tra 60 e 90 Hz. Io ho lasciato il 90 Hz, così come ho lasciato attivo anche la modalità prestazioni della batteria, che secondo me dà anche quello spunto in più in queste macchine. Forse è opportuno anche averlo a disposizione, quello spunto in più, per avere una maggiore prestazione. Vi parlavo anche prima, abbiamo appena visto il funzionamento del fingerprint, che funziona molto bene. Nella sezione privacy vi segnalo la possibilità ad esempio di bloccare le applicazioni, quindi di rendere inaccessibili se non c'è il riconoscimento del proprietario, addirittura di nascondere le app, quindi renderle invisibili. La cassaforte privata, in questo caso i file vengono criptati. C'è uno spazio bambini, quindi la possibilità di creare un ambiente dove i nostri ragazzi, i nostri figli possono, con il quale possono interagire magari per un periodo di tempo limitato, senza la possibilità di andare ad accedere a zone delicate dello smartphone, magari dove si gestiscono quattrini o cose di questo tipo. Quindi c'è anche questa particolare attenzione alla sicurezza. Strumenti pratici: potete ad esempio lavorare anche sulla gestione dei pulsanti virtuali alla base del display. Salvo che non decidiate di utilizzare le gesture, potete anche invertire la frequenza dei tasti. C'è questa barra laterale intelligente che vi permette
anche di richiamare una serie di funzioni. Si può registrare lo schermo, questo è qualcosa che farà contenti ad esempio i videogiocatori. Insomma, credo che si sia capito, è un telefono che ci mette a disposizione veramente tantissime opzioni e che sono secondo me tutte utili, quindi è qualcosa di molto interessante. Sta a confermarci la presenza di una interfaccia matura, stabile e potente. Vedete qui anche tutte le altre varie applicazioni, c'è uno spazio giochi, c'è una bussola integrata, c'è clona telefono per trasportare i dati da un vecchio dispositivo, c'è un registratore vocale, insomma credo che si sia capito che non manca praticamente nulla. Facciamo partire i nostri consueti test, chiamata al servizio clienti, in questo caso di Very Mobile. Il servizio clienti Very Mobile ti dà il benvenuto. Per il credito residuo, digita 1 per conoscere la... Allora, parte telefonica che va bene, non ho riscontrato problematiche con questo telefono. Tra l'altro questo è uno di quei telefoni che ha visto magari le recensioni dei giorni precedenti, visto che sto pubblicando, le vedremo anche in questo telefono alcune foto che ho raccolto in due viaggi, uno di questi all'estero, anche l'Oppo 96... faceva parte di questi telefoni che ho portato in giro anche per un numero abbastanza importante di chilometri, e devo dire che non ho avuto problemi nella ricezione del segnale, nella gestione del roaming, davvero nessuna difficoltà. Un telefono con un livello acustico anche abbastanza buono, direi, più che altro per ciò che riguarda il volume è piuttosto alto sia in capsula che per il viva voce. La qualità acustica forse è perfettibile, nel senso che c'è qualche rimbalzo metallico, io preferisco un suono più caldo, ma credo che non si possa chiedere poi più di tanto anche agli smartphone, soprattutto in questa fascia di mercato. Bene la riproduzione dei contenuti musicali con un volume, ecco, come vi dicevo, che riesce a rimanere alto e quindi facilmente percepibile. Andiamo a vedere la navigazione internet. Ecco, vedete, queste sono le caratteristiche che potete incontrare quando avete a che fare con hardware non potentissimi, come in questo caso. Magari nella prima parte di apertura del contenuto può comparire qualche porzione bianca che viene riaggiornata letteralmente in una frazione di secondo, ma è di fatto quel delta che sta a dividere le prestazioni assolute dei dispositivi di fascia medio-alta o altissima rispetto a questi di fascia intermedia. Stiamo parlando letteralmente di dettagli, perché si naviga poi che è un piacere, non ci sono reali problematiche se non quelle di una microscopica latenza nel caricare alcuni contenuti. Devo dire che anche questo display, pur non essendo enorme, perché è un 6,59 in 20 noni, quindi non è in realtà estremamente ampio, riesce a garantire una visualizzazione dei contenuti estremamente opportuna. Andiamo a vedere la fotocamera. In questo caso credo che sia più giusto parlare di fotocamera al singolare, perché di fatto c'è un solo sensore realmente utilizzabile, che è quello da 50 megapixel, perché come potete vedere anche già qui dall'interfaccia non c'è quel consueto tastino 05 o 06, perché sta a identificare la presenza di una modalità ultra wide. Si può lavorare con un 2x digitale, si può arrivare anche a un 5x digitale e addirittura a un 10x. Adesso vi faccio vedere anche quali sono i risultati. Interfaccia identica anche ad altri smartphone di casa Oppo, con questa cartella altro che contiene una serie di altre opzioni attivabili, come ad esempio la modalità Pro. Qui c'è la modalità ritratto, fotografia, video. Ecco, anche qui c'è qualche limite, perché il video può essere girato al massimo in Full HD a 30 fps, eccolo qua, sì. Questa è la modalità video, quindi il video ha una resa discreta, è un video piacevole, è un telefono che produce contenuti che vanno benissimo per i social network o per qualcosa di più, ma ovviamente con delle prestazioni di questo tipo, ecco, uno dei limiti è questo. Anche nella resa video non si può arrivare al 1080, ad esempio a 60 fps. C'è anche la modalità notturna integrata. Se ritorniamo qui nella modalità foto, possiamo accedere anche tutte queste altre opzioni, come ad esempio l'aspetto di forma della fotografia, 4 terzi quadrato, il 16 noni o l'interezza del display. Si può attivare il sensore a 50 megapixel, perché eventualmente lavora in pixel binning. Si può attivare l'HDR, l'intelligenza artificiale, alcune modalità creative, insomma non manca niente anche per divertirsi a fotografare con questo telefono. Allora, eseguiamo insieme uno scatto e poi
andiamo anche a vedere la resa fotografica delle prove che abbiamo eseguito in queste settimane di utilizzo, perché di questo si parla assolutamente di settimane. Giocattolino colorato perfettamente immortalato, con perfetta la messa a fuoco, una buona resa colore. Ah, qui c'è anche una rosa blu che fa parte di 4-5 fiori che utilizzo per i miei test, soprattutto diciamo in studio. Qui c'è un altro componente che non manca mai dei miei test in studio, che è questo manichino che in questo caso viene stressato nella sua modalità ritratto, è il suo lavoro, sta sempre lì per essere fotografato per la ritrattistica. Direi che c'è un buon lavoro di scontornamento della parte posteriore, qualche piccola imperfezione nella parte superiore, ma nel complesso è un'immagine apprezzabile e verosimile, anche se io credo che di potervi suggerire, anche in queste circostanze, di fidarvi anche dell'inquadra scatta normale, sì, ci sarà senza dubbio una maggiore presenza dello sfondo nella parte posteriore, però poi l'immagine è completamente priva di qualsiasi tipo di artefatto. Tra le altre cose, in questo caso credo che si riesca a vedere anche dal punto di vista della prospettiva. Ho scattato a 1x e a 2x, nonostante ci sia un 2x digitale, ma è un'immagine gradevole, piacevole, che non perde eccessivamente dettaglio. Qui un pranzo, non ricordo esattamente di quando, con questi pomodorini che avevano ancora su qualche goccia d'acqua. Qui Maya che mi guardava, credo proprio qualche istante prima che io mangiassi quel piatto. Ecco, qui è una fotografia che ho realizzato con diversi altri smartphone proprio nel corso di un viaggio. È una fotografia completamente nera perché ho provato a fotografare completamente al buio, all'aperto per vedere quali fossero i risultati, ed è un'immagine totalmente scura. Anche questa fotografia, chi ha visto le ultime recensioni l'ha già vista altre volte, perché è un particolare che ha attirato la mia attenzione di questo casale ristrutturato in Provenza, quindi in Francia, con l'intersezione di queste pareti. Mi piaceva molto anche questo aspetto di prospettiva, con questa parete diciamo color panna, il soffitto bianco e questo muro completamente grezzo, c'erano anche dei mattoni nella parte bassa. Ho provato a fotografarlo in condizioni di luce veramente veramente precarie, sia con la modalità automatica che con la modalità notturna, che riesce a migliorare in questo caso anche un pochino il livello di leggibilità dei dettagli e anche di qualche dettaglio della luce. Qui sempre Maya, un fiore all'aperto davvero ben ben riprodotto, un ottimo lavoro. Qui c'è invece una sequenza di immagini che faccio partire da qui con la modalità ultra wide, che mi sembra piuttosto buona anche per ciò che riguarda il contenimento delle distorsioni. Questi alberi sono perfettamente dritti. Chiedo scusa, ho detto una sciocchezza. Questa è la modalità 1x, qui non c'è la modalità ultra wide, sono completamente dritti. Questa è la stessa foto con la 2x, e qui andando avanti invece con lo zoom, quindi 1x, 2x, 5x, e questa è la 10, questa è la 5, questa è la 2, questa è la 1. Ce l'ho fatta. Selfie con modalità ritratto, ecco, anche qua c'è qualche artefatto, qualche difficoltà nello scantonare perfettamente il mio testone. Qui invece direi che va decisamente meglio, c'è anche qualche dettaglio di troppo delle mie rughe, quindi una definizione assolutamente molto molto interessante. Qui una foto fatta per valutare anche l'effetto sfocato, che mi sembra anche molto piacevole qui nella zona di destra del fotogramma. Poi va bene, le foto abbiamo visto le ultime con i fiori. Una parte fotografica certamente gradevole, adeguata alla tipologia di prodotto, che soffre ovviamente un pochettino di più quando si scatta in scarse condizioni di luce, in un'ambientazione difficile dal punto di vista della luce, ma anche questo fa parte delle caratteristiche, delle prerogative dei prodotti di questa fascia di mercato. Credo che in realtà il difetto vero di questa fotocamera sia proprio l'assenza della ultra wide, che è diventata uno strumento di estrema versatilità anche nel mondo degli smartphone. Cosa dire di questo telefono? Un telefono a cui non manca oggettivamente niente, o meglio, è un telefono che vi riesce a regalare un'esperienza d'uso gradevole nella quotidianità.
Tra le altre cose, credo che sia il quinto o il sesto telefono che provo col processore Snapdragon 680 ed è senza dubbio uno dei migliori dal punto di vista dell'ottimizzazione, perché è un telefono che è fluido, è vispo, non ha quella sensazione di essere seduto tra un'operazione e l'altra. Quindi devo dire che c'è un buon livello di ottimizzazione, probabilmente anche aiutato dalla quantità di RAM da 8 GB e magari anche dalla possibilità di espanderla. Quindi un funzionamento apprezzabile con tante applicazioni, tanti possibili settaggi di questo sistema operativo. Buono il display, molto bene l'autonomia e anche il sistema di ricarica è piuttosto rapido, buono il livello anche di costruzione, c'è soltanto Android 11, ecco, magari si potrebbe aspettare l'arrivo della nuova release, molto bene la presenza del jack audio, della doppia SIM più l'espansione di memoria, insomma un telefono secondo me che va benissimo per il suo segmento di riferimento. Mi fermo qui per il racconto del nuovo Oppo A96 e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.